Oggi in Via Novelli abbiamo con noi Michele Einard. Michele! Einard! Michele! È un piacere, prego, accomodati pure, senza la D finale, Einard. Attore teatrale, grazie mille Michele. Posso presentarti anche i tuoi ospiti, perché sono loro che ti ospitano. Mi spiace per le spalle, ma... D'altronde ce le hai, te le ha date la natura, perciò. E abbiamo con noi i ragazzi che hanno, diciamo, preparato, sono gli autori di questa trasmissione, sono i ragazzi del Lussana, della terza G del Lussana, di Bergamo. Tu li vedi tutti, hanno, c'è chi è dietro la telecamera, chi è in regia, chi è a casa, no, chi è stato bocciato l'anno scorso. Però loro sono il meglio che avevamo, so che non è. È il meglio questo. È il pensa al peggio, tu dicevi, stavi dicendo. Allora Michele, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Sei un attore, giusto? Sì. Ma tu, quando avevi la loro età, cioè 17, 18, 17 anni, 17 adesso, 16, 16, cosa 16, facevo? 16. Che tipo eri? Facevo Lussana, tra l'altro. Ma davvero? Sì. Ma no! Caramba, che sorpresa! Ero Lussana anch'io. Diciamo che Michel Einard francese, pensavo facevi, non so, no. il Maupassant a Parigi. No, ho sempre vissuto a Bergamo. A Bergamo, quindi, perciò niente, questa... E niente, facevo lo studente qualsiasi, non avevo assolutamente idea che poi avrei fatto qualcos'altro dopo il liceo. Ma che tipo eri di questi ragazzi? Vabbè, erano anche altri, un'altra epoca. Come portavi i capelli? Si portavano... Avevo la frangetta. Ah, la frangia, sì. Avevo un caschetto biondo e mi vestivo con la salopette. Cioè, tipo Super Mario Bros. Sì, sì, era un disastro. Ma avevi cuccavi? No. L'ho capito il primo anno dopo il liceo, quando mi sono iscritto alla scuola di fumetto e sono arrivato a scuola il primo giorno in salopette e ho visto che la cosa suscitava un certo scalpore. Al liceo erano abituati a vedermi così, quindi non mi dicevano. Perciò tu hai detto, guarda che non devi vestirti come un fumetto, devi disegnare i fumetti. Sì. Ma che anno era quando hai fatto? Tu di che anno sei? Io sono del 65. Ma caspita, perciò siamo quasi coetanei, sì. Abbiamo riferimenti culturali comuni. Quindi non chiedemi di fare il calcolo di che anno era. No, però siamo negli anni 80. Sì. Negli anni 80. Esatto. Hai fatto il liceo di che ricordi hai? Ad esempio io ho fatto un liceo scientifico, io sono di Como, perciò l'ho fatto il Paolo Giovio, che è il Lussana di Como, diciamo. Anzi, se Paolo Giovio unisce il Lussana e il Mascheroni insieme, perciò è due, invece qua a Bergamo tengono separate le cose. Ma che le scuola era? Cosa ti ricordi? Era una sperimentazione in realtà. Io ho fatto il liceo Lussana quando c'era lo sperimentale, ero nella sezione Y. Addirittura? Perché c'erano la X, la Y e la Z, che erano le sezioni sperimentali. E cosa sperimentavate? Sperimentavamo un modo alternativo di fare il liceo scientifico, non c'era il latino. Ah, tipo è una scienza applicata, era. C'era informatica che iniziava a esserci all'epoca, però, perché il tradizionale ancora non lo faceva, invece lo sperimentale lo si faceva. No, ma infatti parliamo della preistoria. Una volta si insegnava il Pascal, cioè si insegnavano linguaggi di programmazione. Linguaggio basic. Basic, esatto. Ricordo solo il nome io. Il diagramma blocchi, quelle cose lì. E tu andavi bene a scuola oppure eri uno medio? Ero abbastanza medio. Medio-alto però, dai. Medio-alto, te la cavavi. Sono uscito bene dal... E facendo un passo indietro, da che famiglia provieni? Com'è la tua famiglia? Una famiglia di che tipo? Una famiglia borghese... Per quello che voglia dire la parola, perché sono della middle class. Facevano gli impiegati, gli operai, i negozianti. Mia madre era una professoressa di scuole medie. Mio padre lavorava in un'industria di additivi chimici alimentari. Perciò è dura avere una mamma professoressa, però. Però dai. Ti aiuta. È abbastanza. Aveva aiutato, non era esigente. Era aperta. Era aperta. Anche lei insegnava in una scuola sperimentale, quindi... Era tutto un po' una sperimentazione. Nessuno di voi ha un padre o una madre che fanno gli insegnanti? Nessuno? Ah, tu, sì, Elisa? Guarda le due mani alzate. Anche tu, le due Elise e anche Arianna. Cosa fa? Chi, tuo padre o tua madre? Mia madre. Mia madre! Cosa fa tua madre? Cosa insegna? Fa alfabetizzazione per gli stranieri. Ah, per te? No, nel senso che... Che bella materia, cioè che bel lavoro, Le piace? Lo racconta a casa? Sì, le piace molto. Prima insegnava all'elementare inglese, però si era un po' stancata visto che ha sempre Invece questo ha aperto un nuovo scenario, sì, che bella cosa. Piace, come si chiama tua mamma?
Roberta. Roberto, magari possiamo invitare Paolo Roberto una volta a raccontarci questa esperienza. Mi quando vuoi. Quando voglio, perfetto. Sembra di essere il padrone di no, casa. No, credo che sia no, mi piace. Una bella esperienza. Una bella esperienza, grazie mille. La prossima volta mandaci tua madre, grazie. E invece Elisa? Mia mamma insegna fisica. Ah, fisica. E ti aiuta a fare i compiti? Sì, di più quando ho tempo. Ma è severa, oppure, cioè, come tutte le insegnanti, oppure è un po' come la mamma di Michele, un po' aperta? Sì, è abbastanza aperta. Abbastanza aperta, non ti fa diventare matta. Nessun altro hanno il posto così. Invece l'altra Elisa, Elisa, cosa insegnano i tuoi? Tua mamma? Matematica. Acchia. È dura matematica, matematica della mamma. E tu come vai in matematica? Qualche verifica bene, qualche volta no. Qualche volta no, e lei come la prende? Tra l'altro sua mamma non è una che si arrabbia, è come uno squalo che mangia un altro squalo, ti faccio un esempio? No, scherzo. Però è se la prende un po'? Se va bene no. Ma cioè ti fa studiare tanto tua mamma? Non guarda quanto studio, guarda il risultato. Cazzo, è già brava allora, perché di solito stai lì 3-4 ore, Paolo. Tu hai avuto qualche mamma o qualche mamma? Mamma o papà insegnante? Mamma. Sì. Mio papà era insegnante, mia mamma era insegnante. Tutte e due? Ma ecco perché sei cresciuto così, era psicologo quando t'ha preso in casa. T'ha preso da piccolo, ma non mi ha ancora lasciato. Non ti ha ancora lasciato, no, beh, comunque è stata... Abbiamo fatto questo giro perché ho sempre avuto alcuni compagni che facevano con i genitori insegnanti, erano molto esigenti, i miei invece magari erano di umile origine, mi diceva Giorgio studia ma se no vai a lavorare, non era un problema. Ma sai, l'essere esigente non dipende tanto dalla professione che fai, ma dallo schema mentale. Non può essere esigente anche se fa il clown. È vero. Allora, hai fatto questa scuola di fumettista, perciò abbiamo cognato questa famiglia, questo ragazzino che faceva Lussana con la salopette, e poi fai il fumettista. Ti vergogni un po', l'hai detto ormai. E come mai invece hai scelto questa specializzazione del fumettismo? Bah, dunque, perché ho fatto il fumettista per 3 anni a Milano, facevo un pendolare, però siccome finivo abbastanza presto, quindi alle 4 ero di nuovo a casa e non avevo tanti compiti a casa, ho detto ma cosa faccio la sera? E mi sono iscritto a un corso di teatro, 2 giorni alla settimana alla scuola del teatro Prova. Ho fatto 3 anni al teatro Prova. Ma così, cioè era un modo per passare il tempo, poi mi piaceva il mimo, ho detto dai magari faccio il mimo, pensavo assolutamente che avrei fatto l'attore, però mi piaceva un casino questa cosa qua e alla fine dei 3 anni il teatro Prova mi ha chiesto se volevo fare una parte in una nuova produzione che loro stavano preparando e ho detto ma proviamo. Teatro Prova, proviamo. E da lì hai fatto proprio come... Ho iniziato a fare l'attore. La tua professione. È diventata la mia professione principale. Ma mi domando questa cosa, per far l'attore, quali caratteristiche bisogna avere? Cioè, non bisogna essere timidi, oppure anche un timido può fare l'attore? Io sono abbastanza timido, devo dire. No, è un po' come tutti i lavori, credo, però è un lavoro che fai soltanto se ti piace tanto farlo. Perché non è un lavoro che dà delle soddisfazioni di tipo economico. Non ti chiederò quanto guadagni, che strano, perché ci campi, lo però insomma si fa un po' fatica, quindi lo fai perché ti piace alla fine. E io ho scoperto che mi piaceva tanto, poi vabbè, non solo se ti piace, perché ti piace tantissimo, ma sei un cane, non puoi farlo. Perciò, esatto. Devi anche avere un minimo di talento e poi soprattutto essere disposto a continuamente a metterti in discussione, a formarti. La formazione di un attore non finisce mai, quindi... Perciò anticipa quello che è un po' il mondo attuale, contemporaneo, una volta invece la formazione si ferma, invece adesso tutte le professioni richiedono una formazione continua. E tu era un po' l'attore, lo faceva già da mo'. E qual era la tua prima parte, la ricordi? Quella prima parte che ti hanno offerto, qual era? Facevo il pastorello in uno spettacolo che si chiamava Lo specchio di Nausicaa. Nausicaa, perché è giusto, Nausicaa. Perché vedo Paolo e Mattia, avete presente lo spettacolo? No? Paolo? No, assolutamente no. No, che il pastorello l'ho fatto anch'io, ma all'asilo, quando facevano la rappresentazione sacra, a me mi ha messo una volta albergatore, il terzo, e una volta il pastorello, quando arrivava il bambino Gesù. No, però... questa è una storia alternativa di Ulisse nell'isola dei Feaci, dove c'è Nausicaa, certo, che appunto... ha questo specchio in cui può vedere il futuro, il passato, eccetera, e uno dei personaggi minori era questo pastore che c'era in questo... Quante battute avevi? Una decina di battute. Beh, comunque sì, non è che eri silente. No,
Facevo. Facevi. E quando hai capito invece che poteva diventare la tua professione proprio, non soltanto un hobby, una passione? Ma l'ho capito lì, perché questo spettacolo ha avuto un discreto successo, abbiamo fatto anche una tournée, quindi abbiamo girato un po' tutta l'Italia, e man mano che si faceva mi sentivo sempre più sicuro di quello che facevo e diventavo sempre più bravo, perché poi non c'è niente come la pratica, no? Per questa cosa. Le ore di volo, come le chiamiamo noi. Infatti, e quindi dopo un po' ho detto, ma senti, ma sai che quasi provo a far questo. Non ti è mai capitato di essere sul palco e di bloccarti? Perché io ho sempre questa da inesperto, cioè non ho mai fatto, perciò... Avevi mai questa... Non è mai successo, no, non ricordo più la battuta. Bloccarmi completamente no, perché ti salva un po' il fatto che il pubblico non conosce il testo dello spettacolo che tu fai, e quindi puoi barare clamorosamente. Se non ti viene quella parola, ne dici un'altra che più o meno vuol dire la stessa cosa e cerchi di salvare. E anche lì te lo insegnano all'inizio, cioè non devi ricordare, anche se non ricordi tutto vai avanti. Non fermarti mai, è una regola, buona regola questa. Non bisogna fermarsi e bisogna essere disposti a improvvisare. Perché può capitare sempre un imprevisto, perché non è come il cinema che è tutto registrato, sei lì, sta succedendo in quel momento, se tu in quel momento hai una scarica di diarrea devi andare avanti con lo spettacolo lo stesso e far rientrare questa cosa nella drammaturgia dello spettacolo. Ti è mai capitato? Quello no, però mi è capitato di fare lo sapevo magari. Lo spettacolo con la febbre a 40, cioè di essere un po' in situazione. Quello sì, the show must go on, no? Come si dice, perciò lo spettacolo comunque deve continuare a prescindere dai bisogni fisiologici. E, perciò hai detto che hai capito lì che poteva essere la tua professione, quando invece ti si è strutturata meglio? Cioè quando sei proprio diventato un professionista, in che momento? Allora, sono diventato un professionista quando, dopo questa esperienza col Teatro Prova, sono stato cofondatore della compagnia Erba Mil, che è una compagnia che fa 30 anni quest'anno. Auguri per la compagnia. Trentennale. Bergamo, oppure a Milano, Bergamo? Bergamo. Erba Mil è una compagnia che esiste ancora, che ha sede a Ponteranica, dove ha una convenzione per l'uso dell'auditorium comunale. E all'interno di Erba Mil eravamo quattro soci e abbiamo... Quattro cofondatori, perciò. Sì. E come erano trovati quei quattro soci? Eravate quattro amici al bar, come la canzone? Ma dunque, c'era Fabio Comana, che è il fondatore, l'ideatore di Erba Mil, che era un nostro insegnante alla scuola del Teatro Prova, anche se non faceva parte della cooperativa. E quando io ho finito il terzo anno, ha chiesto a me e ad altri se eravamo interessati a fare una nuova compagnia, quindi ci ha chiamati a fondare questa Erba Mil. E come mai invece poi vi siete separati? Perché mi interessano gli unioni, però cioè, come i Beatles, con tutti è duro andare d'accordo, tranne i Pooh, ma non, tutti litigano. Siamo stati insieme parecchi anni, ci siamo separati nel 2008. Oh, caspita, recente. E ci siamo separati perché, vabbè, i percorsi personali e anche artistici delle persone un po'... Ognuno matura una propria visione anche di questo mestiere, quindi era fisiologico che a un certo punto ci sarebbe stata una scissione, una separazione. Tu eri uno di quelli che proprio stavi un po' stretto, oppure di quelli che hai subito la scissione altrui, e dici, beh, allora fondo qualcosa di mio. Ma la scissione si fa sempre in due, cioè non è che... È come il matrimonio, perciò... È come il matrimonio, ci sono dei motivi da una parte e dall'altra, adesso... Per rivangare non mi... Li abbiamo chiusi dentro lì, basta, non parliamone più. Abbiamo detto, senti, è meglio se ognuno si fa la sua... E invece tu cosa hai fondato allora? Hai fondato un'altra compagnia? Ho fondato un'altra compagnia. Che è quella attuale, la Luna e Gnac, si chiama Luna così? Luna e Gnac. E perché si chiama Luna e Gnac? Mi ha subito incuriosito il nome, Luna allora, e Gnac. Sì, il nome sembra un duo comico, sembra, sì, esatto. Gianni e Pinotto. Esatto. Sandra Mondaini era il mondo... No, Luna e Gnac in realtà è il titolo di un racconto di Italo Calvino. Diciamo, origine così, che fa parte della raccolta Marco Valdo, Le stagioni in città, che forse qualcuno di questi liceali Marco conoscerà. Valdo era come contento, sì. Cioè, abbiamo due esempi, abbiamo Arianna, facciamo dire Arianna, facciamo che la faccia di Arianna certo, sì. È bella. Abbiamo Daniele, Daniele. Il triste Daniele che sento Marco Valdo, perciò lo conoscono un po', perfetto, e lì hai colto l'ispirazione. Sì. Lo racconto brevemente per chi non lo conoscesse. Luna e Gnac. Marco Valdo è un personaggio che vive in una grande città, è un povero in canna, ma è soprattutto uno che cerca continuamente di recuperare un rapporto con la natura perduta, e farlo in una grande città negli anni
50-60 dove è ambientato il romanzo, è difficile, quindi lui cerca i segni di questa natura nel mondo in cui vive. Vive all'ultimo piano di un grande palazzo, proprio sottotetto, e dall'abbaino ha la fortuna di vedere questo cielo stellato. E allora istruisce i suoi figli, ha tanti figli, facendogli vedere il cielo, insegnandogli la storia dei pianeti, i miti che sono legati ai pianeti, la luna, eccetera. Ma mentre fa questa spiegazione può vedere la luna solo per 20 secondi, perché poi si accende un'insegna luminosa che è posizionata sul tetto di questo palazzo, che è la pubblicità di un cognac. Ah, ma se lui vede solo e quindi gnac. C'è questo gnac che cancella completamente il cielo, quindi per 20 secondi vedi solo questa luce abbacinante, poi si spegne, pian pianino si ricominciano a vedere queste stelle, questi pianeti, e lui ricomincia la spiegazione. Ecco, ci piaceva moltissimo questo scontro, questo contrasto tra questa tentativo di elevarsi verso una dimensione poetica e il brusco ritorno nel piatto banale e assordante quotidiano. E questi due mondi che sono in contrasto ma sono ugualmente necessari perché è la nostra dimensione di vita, è il nostro terreno di ricerca poetica. Bella. Hai usato la prima persona plurale, noi, perciò, sì. Perché non c'è solo Michele, chi sono i fondatori di Luna e Gnac, o i promotori o gli interpreti? Federica Molteni, che è la mia collega oggi assente perché mamma. È assente mangio. Giustificata, essendo sì. Mamma, perciò. Mm-hmm. E anche lei, perciò vi siete trovati, dove vi eravate conosciuti con Federica? E ci siamo conosciuti all'Erba Mil. Ah, sì, Federica lei. È una degli allievi del corso di teatro che abbiamo tenuto all'Erba Mil per tutti gli anni, esiste ancora adesso, quindi l'ho conosciuta come allieva verso la fine degli anni 90, poi nel 2000 anche lei è entrata a far parte degli spettacoli di Erba Mil, inizio come sostituzione di altre attrici e poi come organico, e quindi abbiamo fatto un pezzo di strada insieme in Erba Mil, poi nel 2008 ci siamo messi insieme, abbiamo fatto una compagnia nuova. Però non sei il suo marito, il suo compagno, il padre di suo figlio, no? No. Padre di suo figlio, no? Tranquillo, perciò... Sono soltanto il suo collega. Il suo collega, andate d'accordo tra colleghi? Oppure sì. C'è qualche... nel senso... Ma sì, beh, andiamo d'accordo per forza, potrei dire. Ma vabbè, siamo un po' come fratello e sorella alla fine, cioè... Ci conosciamo talmente bene perché ormai. Perciò andate d'accordo, fate questo spettacolo. Ho visto che tra l'altro è cominciato a novembre... Andrà avanti fino a marzo, Luna e Gnac 10 anni, il vostro decennale, portate in scena, che spettacolo portate in scena? Portiamo in scena alcuni degli spettacoli, noi abbiamo circa 15 produzioni adesso ancora in repertorio che facciamo. Originali o di autori famosi o comunque autori extra? Ma tendiamo a scriverceli da soli gli spettacoli, soprattutto in collaborazione con la nostra drammaturga di fiducia che è Carmen Pellegrinelli, che adesso vive in Danimarca, però segue ancora. Ha seguito anche lei il fidanzato? Ha seguito la fidanzata. La fidanzata che è andata, anche lei è andata. Come si chiama? Pellegrinelli di nome? Carmen. Non Marica Pellegrinelli, Marica non era ex di Ramazzotti? Non era ex di Ramazzotti, la moglie di Ramazzotti. Marica Pellegrinelli, Pellegrinelli è un cognome molto conosciuto a Bergamo. Sì. Drammaturga e regista. Regista anche. Esigente, un po' alla Streller oppure una... No, c'ha un... No, non è... Sì, insomma, esigente come giusto che sia un regista, perché se un regista non è esigente... Non è un regista, perché noi Nicola è abbastanza bravo, un regista è esigente invece. Il regista deve essere esigente. Cioè, se uno non fa quello che il regista gli dice... Lo spettacolo viene fuori con la firma del regista, ma in realtà non è il suo spettacolo. E perciò guai, come il direttore di un giornale. Dire, no, si fa proprio come ho detto io, altrimenti non sarei il regista. Ma anche se tu te la senti diversa, lui comunque devi farla come vuole il regista. Devi farla come vuole il regista, a meno che tu non abbia una proposta che al regista va bene. Piace, però, deve andare bene a lui, cioè l'ultima parola è del regista. E Carmen, è una che si fa andare bene le proposte che gli facevi oppure... Sì, è molto aperta e disponibile, sì. Ha scritto anche dei saggi sul processo creativo di costruzione di uno spettacolo, perché è sempre un lavoro un po' di squadra anche lì, cioè lei scrive funziona? Un testo. Ma... Se ci dovessi spiegare a noi come funziona scrivere un testo, non è facile, uno viene un'idea, scrive un testo teatrale, non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice, no, perché il teatro è un'azione fisica alla fine, quindi non è come un libro in cui l'unica preoccupazione è come... si forma il film nella mente del lettore.
ma anche i tempi, lo spazio, come viene gestito, le pause, anche le voci, le facce di chi è possiamo in scena. Possiamo usare che invece, mentre un libro ha due dimensioni, cioè una dimensione piatta, è come un piatto, invece il teatro ha anche un'altra dimensione, quella diciamo spaziale, perciò i tempi appunto, come si muove, come si muove l'attore, che espressione mimica fa, tutte queste cose devono essere segnalate, tu devi interpretarle in questa maniera. Il regista deve saper governare anche queste cose qua. E poi anche gli aspetti tecnici, le luci, le musiche. Vuoi mettere in piedi davvero. Però è quello che si fa. Noi di solito diciamo sempre, Paolo, che qui con l'alternanza scuola-lavoro che facciamo, mettiamo in scena come si lavora. Si può dire, ho esagerato a dire una cosa del genere? No, sì, noi mettiamo in scena, però è più una costruzione pedagogica in questo caso. Nel senso perché è un po' diverso. Sì. Però vabbè, qualche similitudine c'è, nel senso che vanno costruiti soprattutto per esempio i tempi, che è una cosa che spesso si sottovaluta, nel senso che uno poi dice tutto e pensa di poter dire tutto nello stesso momento, invece bisogna gestire i tempi, che penso sia anche legato ad alcune battute, alcuni passaggi, i tempi scenici sono proprio la possibilità di giostrare non semplicemente con quello che si ha da dire, ma anche su come lo si dice. È vero, questa è una cosa che noi facciamo, la rappresentazione. Invece sono curioso, prima di salutarci, di capire una cosa. Tu sei del 65, hai detto appartieni alla prima generazione della televisione, perciò che ha cambiato un po', ha cambiato il teatro, nel senso, ho in mente la velocità della televisione, il terrore del vuoto, del fatto che se noi stiamo qua, silenzio, la casa, dicono cosa sta succedendo, smette l'ansia, il regista suda, no? Il teatro invece magari aveva altre dinamiche, oppure non ha cambiato molto, è sempre diciamo lo stesso filone. No, essendo un media ha sicuramente influenzato anche il mondo del teatro, perché il teatro attinge dalla realtà e dai ritmi che la realtà impone alla gente, quindi il teatro attinge dal cinema, attinge dalla televisione, dalla radio, attinge da un po' da tutto, anche dalla musica tantissimo, quindi non può rimanere uguale allo stesso teatro che c'era alla fine dell'Ottocento, cambiando i linguaggi. Si adegua. E c'è futuro ancora per il teatro, oppure con il mondo di Instagram, dei social, di queste cose, ormai è talmente tutto cambiato che il teatro è un po' una forma démodée, oppure noi ce lo porteremo appresso per millenni ancora? Io credo che ce lo porteremo sempre appresso, perché il teatro è uno spettacolo dal vivo, e quindi o verrà abolito completamente lo spettacolo dal vivo, ma non credo, oppure sarà il teatro ad adattarsi, ad avere nuove forme, magari non ci sarà più un certo tipo di teatro al quale già adesso vanno soltanto persone di una certa generazione, e magari qualche cultore continuerà a esistere di quel tipo di teatro, ma il teatro si adatta ed esiste teatro di tanti generi, che si fa in spazi diversi, non necessariamente in teatro, quindi è sempre teatro, ma si cambia come la vita, si mimetizza e cambia come la vita. Paolo, abbiamo qualche fotografia da mostrare a Michele? Abbiamo, vediamo se possiamo vederla nel nostro monitor. Semplicemente abbiamo un po' cercato all'interno del web, abbiamo trovato delle foto secondo noi curiose, volevamo chiedere se ce le racconta. La social card la fai tu, è la nuova rubrica che potremmo introdurre, vediamo se funziona, oggi sperimenta, teatro di sperimentazione. Vediamo, qua cosa abbiamo? Questa appunto è la foto del Mesto Camerino. Quando andiamo in teatri o in spazi comunque che magari non sono teatrali e ci dicono qua potete cambiarvi, troviamo situazioni estreme e questa qui ogni tanto ci facciamo un selfie. È il selfie del Mesto Camerino. Del Mesto Camerino. Anche noi abbiamo, però è un po' dove c'è Paolo. È una rubrica che curiamo. Una rubrica che curate con la te. Lei è Federica? Lei è Federica, sì. Ciao Federica. Quanti bambini ha? Uno, due, tre? Due. Due, perciò salutiamo anche Federica e i suoi bambini. Bene, poi... Dopo il Mesto Camerino, questo era un camerino pessimo, perché era... No, che scarpa è questa? Questa qui è una scarpa di Federica, dopo uno spettacolo che abbiamo fatto all'aperto. Ve ne capita di tutti i colori. Sofocle, in questo caso, è orgoglioso di voi. Perché dove l'avete fatto questo? L'abbiamo fatto alla porta del parco, che è in zona Mozzo, dove c'è un posto che si chiama La Porta del Parco, che è un bar che gestisce anche degli orti. E certo, questo infatti è la porta del porco, nel senso, non che perché è un po' il fango. Era notte, e quindi poi quando abbiamo finito di smontare, abbiamo detto: ah, che bello, c'ho le lucciole, ci siamo avventurati in un campo.
tutti i soldi guadagnati una serata per tirare le scarpe. Beh, grazie mille anche alla marca che è quasi coperta. Possiamo chiedere anche a New Balance, di fatto siamo l'unica trasmissione, dico sempre, che non ci danno soldi di sponsor, perciò tranquilli, possiamo farlo. Poi, esatto, ci tirano le scarpe. Poi altra foto. Ah, però. Cosa sono? Cosa sono queste? Arca, che sì. Dunque, queste le hai fatte tu, secondo me, perché fumettista. No, no. Questa, qui è un, siamo andati a fare lo spettacolo Mostri, che è il primo che inaugurerà la rassegna del decennale, in un teatro dove ero organizzato una merenda per i bambini che venivano a vedere lo spettacolo. E l'organizzatrice di questa merenda preparava delle merende, sì, personalizzate e a tema con lo spettacolo. Siccome lo spettacolo era Mostri, ha preparato, certo, queste cose qua. Ma ti ricordi com'è il nome di questa signora? Di questo, ti ricordi? No. Orca, non mi ricordo. Però è il milite ignoto dell'organizzazione. Paolo, ma se ci fosse Federica si ricorderebbe, che ha una memoria molto... Che donna è questa qui? Che, ma no, fantastica questa, cioè, veramente. Fa peccato mangiarla la banana così, complimenti. Poi da fumettista tu, no? Capisci, sì, un po'. Sì, infatti ho apprezzato molto. Molto. Paolo, poi ancora? L'ultima, giusto? però, cos'è questo? Questa è la locandina di un nostro spettacolo che è dedicato ai gruppi di acquisto solidali, i GAS. I GAS. Lo spettacolo si intitola A tutto GAS ed è la storia di una cassiera di un supermercato che si ritrova improvvisamente afona e scopre che questa sua mancanza di parola dipende dal fatto che lei somatizza il fatto di non essere libera di scegliere i propri acquisti. E questo codice a barre in cui lei è dentro prigioniera è un po' il simbolo. Chi l'ha disegnato? Questo l'ho disegnato io. Ah, ci sono ancora, il microfono, c'è, cioè Mattia, ogni tanto si spaventa il fonico, perché rimani ancora fumettista tu? Rimango ancora fumettista, sì. Allora facciamo una cosa, noi facciamo, salutiamo Michele, ma non andrà via perché ti facciamo fare una piccola cosa con noi. Io ringrazio Michele, ti chiedo un'ultima cosa, noi il nostro motto è cresce chi impara, puntini, puntini, puntini. Tu cosa metteresti dopo i puntini? Cresce chi impara? Cresce chi impara a mettersi continuamente in discussione. A mettersi continuamente in discussione. Allora grazie mille a Michele Einar per essere stato con noi. Grazie mille Michele.